Buonasera, ho il piacere di presentare Ivana Carpanelli, che è dottore in scienze infermieristiche e fa parte del comitato, del comitato direttivo dell'Istituto Italiano di Bioetica, e la dottoressa Teresa Berardi, che è medico all'ospedale Villa Scassi, ASL 3, anche lei fa parte dell'Istituto Italiano di Bioetica. Il tema che affronteranno questo nostro incontro, che è il terzo del ciclo, l'intelligenza artificiale, coordinato da Istituto Italiano di Bioetica ed Equistituto, il tema è le intelligenze nella cura. Ecco, vi prego di sottolineare queste pluralità, le intelligenze. Tema di estremo interesse. Io riserverò i miei commenti al dopo. Moltissimo si può dire sull'intelligenza artificiale in ambito sanitario. Prima di dire qualunque cosa vorrei ascoltare le due relatrici. E poi aspettiamo anche i vostri interventi, va bene? Quindi a voi la parola. Comincia la dottoressa Ivana Carpanelli. Grazie. Buonasera. Dunque, io ho pensato di partire da una domanda. Come si legano le intelligenze alla cura? Riflettendoci, mi è tornata in mente la descrizione di salute che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1948 dava, intendendo la salute come il completo benessere fisico, psicologico e sociale dell'individuo. Ma se la salute è un insieme di benessere, di equilibrio tra queste dimensioni, allora la cura deve tener conto di queste dimensioni e la pratica di cura deve esercitare intelligenze diverse per rispondere ai bisogni della persona quando si trova in uno stato di squilibrio di queste diverse dimensioni, e cioè si trova in una condizione di malattia. La cura oggi, soprattutto nel mondo occidentale, a partire dall'illuminismo, si basa sulla medicina delle evidenze, ed è un aspetto importante della cura. Tra l'altro, nel corso dei secoli, ha dato ottimi risultati. L'attenzione alle evidenze scientifiche e una cura basata sulle evidenze può sicuramente fornire protocolli operativi, linee guida che possono dar luogo ad un percorso di cura importante, ma non esaustivo, perché se davvero le dimensioni dell'uomo non sono soltanto la dimensione fisica, la cura deve tener conto anche degli aspetti psicologici, degli aspetti sociali, degli aspetti transpersonali in ogni senso. L'intelligenza è la capacità di vedere in profondità per dare risposte che siano appropriate. Intelligere vuol dire leggere dentro in profondità. E per leggere dentro in profondità bisogna essere in grado di esercitare queste intelligenze anche in una maniera competente, con delle abilità che sono state esercitate nel corso del tempo e alle quali ci si è preparati. Già Darwin diceva che l'uomo è un essere sociale, un essere relazionale nello specifico, e che la relazionalità dell'uomo si struttura a partire dalla sua vita intrauterina. Di fatto, se ci pensiamo, già nella vita intrauterina, l'uomo, l'individuo, il feto è in relazione con la madre. E questa relazione continua poi nel rapporto con le figure genitoriali. E sono proprio questi tipi di rapporti e la qualità di questi rapporti che determinano le capacità di cura dell'individuo e le caratteristiche della sua cura. Quindi possiamo dire senz'altro che l'esercizio della cura è qualcosa che deve essere coltivato.
per poter passare da una dimensione dell'intelligenza potenziale ad una dimensione attuale. Per questo parliamo di intelligenze e non di intelligenza. Sicuramente fino a qualche decennio fa, nell'ambito della cura veniva esercitata l'intelligenza logico-deduttiva, e sulla quale si basano tutti i protocolli di ricerca, la ricerca biomedica e anche altre. Ma l'intelligenza emotiva e l'intelligenza sociale, che pure hanno, come già prima facevo notare, un'importanza notevole, non fanno parte del bagaglio, o quantomeno non fanno parte a sufficienza del bagaglio di competenze che una persona che vuole entrare ad assumere un ruolo di curante deve avere. E questo ha delle conseguenze fortemente negative, perché come sappiamo, come sanno benissimo tutti gli operatori della salute, non essere in grado di affrontare la sofferenza che il dolore dell'altro ci procura ha delle conseguenze negative per l'operatore e per il paziente, per la persona curata. Quindi la pratica di cura è l'esercizio di intelligenze interconnesse, e i vantaggi dell'intelligenza emotiva e dell'intelligenza sociale non sono a sé stanti, ma riguardano proprio la valenza importante che queste dimensioni dell'intelligenza possono apportare nella sinergia, nell'interconnessione delle diverse intelligenze che sono al servizio della cura. Perché l'intelligenza emotiva, che si basa prevalentemente sul processo di empatia, parte proprio dalla capacità del curante di dare un volto alla persona che si trova ad assistere. E dare un volto è fondamentale. A me vengono in mente delle esperienze legate, dei ricordi legati alla mia esperienza professionale. Le persone che si vedono riconosciute da un curante, ma dall'altra persona comunque, si sentono persone anche in una condizione di particolare fragilità come è quella della malattia. Io faccio riferimento a una malattia grave come è il cancro, e come vi dicevo, mi è capitato molte volte di vedere come l'aiuto che può dare una persona che ha competenza di cura verso l'altro e anche verso se stesso, l'aiuto che può dare a chi sta male, a chi ha paura, a chi è angosciato da un futuro del quale non riesce ad avere delle evidenze chiare, è molto grande. Però per tutto questo è necessario allenarsi. Non è sufficiente partire dalle proprie esperienze personali, che possono essere positive o negative, e che comunque non ci danno quella competenza necessaria per svolgere bene il proprio lavoro. Dicevo, i vantaggi dell'intelligenza emotiva sono prima di tutto dare un volto nella relazione empatica affettiva, che è il primo momento nel quale due persone entrano in relazione. Una relazione di empatia sentimentale, quello stato nel quale si sente l'altro, si prova il sentimento dell'altro, ed è importante che ci sia, perché questo rende possibile avere coscienza dello stato d'animo nel quale si trova la persona che abbiamo di fronte. Ma è importante anche stare in quello stato di empatia affettiva soltanto il tempo necessario, perché in caso contrario il rischio di identificazione con la persona che abbiamo di fronte diventa negativo, per noi stessi e anche per il paziente.
Dare un volto promuove la fiducia del paziente nei nostri confronti e promuove anche quindi di conseguenza la compliance, rende più efficace il trattamento terapeutico. Avere la capacità di passare dall'empatia affettiva ad uno stato di empatia cognitiva, cioè essere in grado di trovare quella giusta distanza tra noi e l'altro che ci consenta di restare nella relazione, ma di non essere condizionati dal rischio di immedesimazione con l'altro, ecco, avere questa capacità rende possibile vedere l'altro, che il paziente, da una distanza sufficiente per avere punti di vista più ampi di quelli che lui riesce a vedere e offrirgli delle soluzioni al problema o al disagio che si trova ad affrontare diverse da quelle che lui vede. E quindi non soltanto un trattamento terapeutico in senso stretto, ma la possibilità di essere soggetto della propria cura. Oggi, come dicevo, la situazione sta cambiando, stiamo passando, sta cambiando, ma sta cambiando faticosamente. Stiamo passando da una medicina basata sulle evidenze alle medical humanities. E in questo percorso il processo empatico è fondamentale, ma altrettanto fondamentale sono gli elementi che compongono l'intelligenza sociale, perché ci mettono in condizione, se esercitati, di avere una consapevolezza sociale e una regolazione sociale, e che sono fondamentali nella possibilità di conoscere e saper interagire con il contesto del paziente, ma anche e non meno nella possibilità di stare nel gruppo dei curanti e promuovere quello che si chiama il patto di cura. Ancora di più di quanto non potesse succedere in passato, diventa importante l'acquisire e il mantenere ed allenare costantemente queste intelligenze. Proprio oggi che ci troviamo a poter usufruire di strumenti di cura particolarmente dettagliati, importanti, sofisticati, che possiamo mettere dentro al termine generale di intelligenza artificiale. E paradossalmente, rende l'opportunità di essere soggetti che sanno maneggiare le intelligenze multiple nella cura in maniera importante per poter utilizzare questi strumenti nella maniera migliore e non esserne sovraccaricati. Io lascerei a questo punto la parola a Maria Teresa che potrà parlare in maniera più approfondita dell'intelligenza artificiale. Grazie già Ivana. Allora, diciamo che sicuramente l'intelligenza artificiale è molto presente nella nostra società ed è altrettanto presente nel campo sanitario in generale e in particolare poi in quello della diagnostica per immagini, che è poi la mia specialità. Esistono infatti già delle tecnologie che si basano sull'utilizzo di questi sistemi intelligenti che vanno a controllare le grandi apparecchiature della diagnostica, che poi sono le macchine pesanti tipo la TAC, la risonanza, la PET-TAC, le gamma camere, ma non solo, ovviamente le macchine pesanti, andando a standardizzare quelli che sono i protocolli di acquisizione, riducendo anche drasticamente i tempi di acquisizione dell'esame laddove possibile, perché poi dipende anche dal tipo di esame. E questo va a migliorare sicuramente sia il comfort che la compliance da parte del paziente. E ci sono a disposizione già degli algoritmi che aiutano il medico a identificare le patologie, a caratterizzare lesioni, e questo ha lo scopo di migliorare ovviamente la diagnosi.
Esistono anche dei sistemi esperti intelligenti in grado di categorizzare il rischio del paziente, quindi determinare una prognosi e quindi supportare poi il medico in quella che è la successiva decisione terapeutica. Quindi questi sono sicuramente degli aspetti vantaggiosi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicati, diciamo, nella diagnostica. Quello che è importante è ovviamente che ci sia la supervisione dell'uomo nell'utilizzo di questi sistemi di intelligenza, in modo tale che non vadano a sostituirsi alla figura del medico in quelle che sono poi le decisioni clinico-terapeutiche e quindi poi interferire anche poi nel rapporto medico-paziente. E se diciamo non ci fosse la supervisione, quindi a parte del medico, ovviamente poi si verrebbero a creare poi quelli degli svantaggi nell'utilizzo magari inappropriato di questi sistemi di intelligenza artificiale, magari utilizzo di sistemi che poi non sono sufficientemente validati da un punto di vista scientifico e quindi attendibili. Anche il discorso della violazione della privacy dell'utente, come anche possibili anche discriminazioni magari di genere, di razza, nell'utilizzo di questi algoritmi, proprio per come possono essere programmati, piuttosto anche di mancanza di norme riguardo la responsabilità, poi del medico nell'utilizzo di questi algoritmi. È anche importante che ci sia un'adeguata formazione del sanitario in generale per quanto riguarda l'utilizzo e l'interpretazione, insomma, di questi sistemi di intelligenza. E secondo me, più importante di tutti è anche la non sempre, diciamo, adeguata conoscenza da parte dell'utente su quelli che sono i reali benefici e limiti dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza in medicina e nella diagnostica, perché spesso comunque i pazienti hanno grandi aspettative quando magari vanno a fare l'esame di ultima generazione, quando allora c'è la macchina magari di ultima generazione e magari pensano di trovare anche la risposta a un problema clinico, medico che hanno sempre avuto e invece questa risposta magari non viene perché non è detto che poi perché la macchina è di ultima generazione ti dà poi la risposta che ti serve per quel problema clinico. E quindi si può creare un modello digitale anziché produttivo, ma diventa poi tossico per quello che sono, diciamo, i diritti umani. Ci devono essere ovviamente dei sistemi che vadano a delle strutture che vadano comunque a controllare, a sorvegliare l'utilizzo di questi sistemi di intelligenza artificiale, che poi devono essere regolamentati ovviamente dal Ministero della Salute, stabilendo fondamentalmente delle linee guida, e questo ovviamente viene fatto, no? Quindi qual è lo scopo fondamentale dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo della medicina? È quello fondamentalmente di ridurre gli errori medici. Quello di diagnosticare precocemente le malattie, possibilmente prevederne anche l'insorgenza, perché questo ne migliora sicuramente il trattamento, quindi a supporto del medico e non ovviamente a sostituzione del medico. E questo va a guardare sicuramente il rapporto medico-paziente, che è assolutamente imprescindibile, da tutto, comunque dalla macchina, diciamo, più sofisticata, o meno. Nel senso che è fondamentale che ci sia quel rapporto comunque personale e umano tra il medico e il paziente, che si basa innanzitutto sulla fiducia che il paziente deve avere verso il medico, verso il proprio curante, sull'empatia, che sono proprio elementi indispensabili per la cura della persona. Oltre al discorso della consapevolezza, della coscienza che un essere umano ha, e la responsabilità che non può essere imputata comunque a una macchina, ma ovviamente deve essere imputata a un essere umano. Quindi, insomma, queste doti non potranno mai essere delegate a un sistema di intelligenza, ma soltanto appunto ad essere umano. E magari tra molti anni si può arrivare anche ad avere delle macchine che sono in grado di chiamare il paziente, di dire al paziente come si deve mettere sul lettino, come deve stare comunque posizionato e poi magari partire da sole nell'acquisizione delle immagini. Però neanche questo, anche se fosse possibile, non è detto che hai sempre il paziente in grado di capire cosa dice la macchina di fare, no? Perché si può essere un paziente non in grado di intendere e volere, un paziente comunque allettato, immobilizzato, che quindi
necessiterebbe comunque dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza umana. Le macchine stesse poi comunque necessitano di essere, di andare comunque di fare manutenzione ogni tot di tempo. E la manutenzione la fa comunque l'essere umano, non è che se la fanno da sola, quindi comunque sono sempre, ci vuole supervisione anche sulla macchina. E pertanto, sicuramente, secondo me, non, la macchina non potrà mai essere un surrogato all'uomo, ma è soltanto il risultato dell'esperienza, della capacità e della preparazione dell'uomo. Sia appunto i macchinari che comunque i software utilizzati vengono comunque prodotti e creati comunque dall'essere umano. Ovviamente con tutti quei limiti legati anche al loro utilizzo e alla loro praticità. E niente, quindi questo è quello, secondo me, quindi anche a lungo termine la figura del sanitario è assolutamente indispensabile e per quanto diciamo la tecnologia possa andare avanti, può essere in aiuto, anche in grande aiuto, perché sicuramente poter fare un esame che risulta meno invasivo per il paziente e anche più attendibile è sicuramente un vantaggio. Così come anche in altri ambiti come quello chirurgico, comunque la chirurgia a cielo aperto non è come la chirurgia laparoscopica, ovviamente, perché per il paziente ovviamente avrà poi un recupero sicuramente molto più veloce con una chirurgia laparoscopica rispetto che a cielo aperto e anche comunque molto meno invasiva. Quindi sicuramente ad oggi ci sono più aspetti positivi dell'intelligenza artificiale nell'applicazione appunto della medicina in generale e comunque la previsione nel futuro secondo me sarà quella, sarà sempre quella nell'aiutare il meglio il medico a fare il suo lavoro e nel confortare il più possibile comunque il paziente. E niente, quindi questo almeno è quello che ci si augura, perché poi ovviamente dipende sempre dal professionista, da come utilizza sempre questi sistemi di intelligenza artificiale. Quindi ha la propria preparazione, ha la propria esperienza, ha la propria capacità, sia nell'utilizzo appunto, dei macchinari che poi nell'interpretazione appunto delle immagini, che quella la può fare solo comunque il sanitario, in questo caso va bene il medico radiologo, noi medici nucleari, quindi non si può, in questo non si può sostituire nessun sistema di intelligenza artificiale. Se avete domande? Sì, scusate, pensavo poi dall'abstract che doveste fare qualcosa insieme. Qui vedo come maneggiare meglio le intelligenze per la cura. Curare il legame salute, emozione, relazione e promuovere il patto di cura spazio etico. Ma penso che sia il momento adesso già di avviare questo, prima di avviare il dibattito. Questo è quanto mi risulta dall'abstract. Aspetta, perché non c'è questa cosa. Ah, sì, no, questo qua ne abbiamo parlato, se poteva uscire anche il discorso appunto dello Sì, spazio etico. Io certamente. rifarei. Però, Assolutamente se si sì. parlava di intelligenza artificiale, diventa una cosa diversa. Ecco, qui poi No. l'intelligenza Non artificiale sono, non credo. Il tecnologia. fatto stesso che ci abbiate pensato significa Ok. che la connessione c'è. Allora, forza Ivana, dimmi. Sì, io vorrei fare una domanda a Maria Teresa. Una domanda alla sua esperienza che si collega al come maneggiare, no, le intelligenze nella cura. L'intelligenza artificiale è uno strumento, ci diceva, lo condivido appieno. Quali sono le risorse alle quali può attingere oggi? Sulla base della competenza maturata nella formazione e dell'esperienza maturata
nel lavoro di cura, quali sono le risorse alle quali un medico o comunque un sanitario può fare riferimento per l'utilizzo efficace ma appropriato, e mi viene da dire tailored, dell'intelligenza artificiale. Perché io mi immagino i rischi, no? I rischi che vedo sono quelli di utilizzare l'intelligenza artificiale come barriera tra sé e il paziente. E mi pare che in altri termini sia anche quello che hai detto tu prima, no, Maria Teresa? Ma come si possono scongiurare questi rischi? Non Ma so se sono stata chiara nella domanda. sì, no, ho capito. Cioè, praticamente utilizzando la macchina, eccetera, non, questo vada a interferire vada a interferire nel rapporto tra il medico Più e il paziente. che interferire, penso che potrebbe essere una giustificazione che il medico o l'infermiere, insomma, dico il medico perché sto parlando con te, ma che ci si può dare, che il curante si può dare per non interagire, per non interfacciarsi con il volto del paziente, per riprendere quel che dicevo prima, no? Per mettere in atto un processo di reificazione del paziente, no? Quando il vissuto dell'altro ci conflittualizza, quando l'altro sta male, l'empatia affettiva, ci fa correre, se dura per troppo tempo, ci fa correre il rischio di un processo di identificazione con il paziente. E a questo punto l'istinto di sopravvivenza ci porta a mettere in atto dei meccanismi di difesa che già ci sono al di là dell'intelligenza artificiale, ma io mi sono immaginata, ed è quello che ti chiedo se è vero, se è possibile, che l'intelligenza artificiale potrebbe essere, se non ci sono le dovute competenze, emotive, relazionali, di comunicazione efficace, per usare un termine generico, se non ci sono queste competenze, potrebbe essere la scusa o la giustificazione per creare una distanza tra sé e il paziente. Non so, mi viene in mente un libro, come ora non ricordo bene il titolo, I pesci rossi, come quello sui pesci rossi che parlava di un paziente ricoverato in rianimazione e che in una maniera del tutto, come si può dire, inconsapevole, veniva trattato come cosa. Cosa si può fare per evitare che questo sia un rischio reale? Cosa può fare un medico, un infermiere per evitare questo? O cosa deve fare la formazione? Cosa deve fare l'organizzazione del lavoro di cura? Dal tuo punto di vista, voglio dire, dalla tua esperienza. Allora, guarda, secondo me, soprattutto poi nel mio ramo, quello della diagnostica, soprattutto forse i radiologi, è facile che ci sia questo non rapporto con il paziente, perché spesso comunque finito l'esame, poi si fa il referto a parte e poi il paziente se lo va a ritirare e si legge il referto senza avere proprio rapporto anche col medico che gliel'ha fatto quel referto. Non è il mio caso, lo dico precisamente, Vero. o anche dei miei colleghi, noi forse siamo gli unici che danno referto subito al paziente. Quindi io innanzitutto ho un rapporto pre-esame, perché prima di fare l'esame raccolgo dei dati anamnestici, spiego l'esame, quindi comunque già ho un rapporto proprio professionale, comunque medico-umano, già ce l'ho già prima dell'esame. Ma io poi il referto lo do subito. Cioè, vado a parlare direttamente col paziente. Certo, è ovvio che quando dà un referto che va bene, ci vado più tranquilla. Certo. Ovviamente, quando invece devo dare purtroppo un referto che non è bello, lo devo spiegare. Mi è capitato, purtroppo mi capita spesso, ma lo faccio.
E lì, secondo me, anche trovare quel qualcosa dentro di te, no? Di mettersi nell'altro, io lo dico sempre, cioè quando io ho davanti un paziente e per me magari ci vedo, che ne so, quando vedo anche l'età dei miei genitori, mi viene in mente il mio genitore o dei miei nonni che non ho più, di un poi vabbè, quando faccio i bambini, lasciamo perdere, però a me viene così, magari perché sono io, E cos'è però che ti salva? come? Cos'è che ti salva? Perché ti viene in mente e questo non ti fa star bene, no? Cioè, corri il rischio Ma di... vedi, uno deve comunque trovare il, come dire, il giusto mezzo, nel senso il fatto, anche se uno trova la parola giusta e mostra sostegno, però tu devi essere lì a sostegno, non ti puoi far coinvolgere, cioè devi essere anche, tra virgolette, forte in quel momento, non è che puoi metterti a piangere col paziente, cioè per quanto ti possa anche a volte venire, perché voglio dire, a volte vedi di quelle cose. Però forse è la responsabilità che hai in quel momento che ti fa comportare come è giusto che tu ti comporti, anche se sempre comunque a volte appunto la bella parola, la buona parola, un sorriso, e però quelle cose magari a me escono per dire, ecco. Queste cose te le hanno insegnate o te le sei imparate da sola? Eh no, mi vengono spontanee, lo dico proprio, forse perché, non lo so, forse anche con uno se si sceglie il lavoro, secondo me poi ti dovrebbe venire anche spontaneo una cosa del genere. Non a tutti, perché magari ci sono i miei colleghi, forse più gli uomini, che io tendo a vedere più i miei colleghi maschi che sono più impostati. Non per questo non vuol dire che non siano sensibili, per carità, però magari tendono a essere sempre un po' più impostati, più sbrigativi a volte, ma forse a volte proprio perché non sono abituati, ecco. Ma io ti facevo questa domanda perché penso che sì, va bene, queste cose vengono spontanee ed è sicuramente vero che la motivazione a fare una cosa supporta anche la qualità del risultato e del processo, no? Nel fare questa cosa. Però è anche vero che in un ambito così delicato come quello della cura, così come quello dell'educazione, e non sono distanti tra loro, lasciare al singolo la responsabilità e l'onere di trovare queste risorse è prima di tutto rischioso, perché non so, se medici o infermieri che non hanno spontaneamente questa inclinazione si trovano in quelle condizioni, sicuramente cercano dei meccanismi di difesa che li salvaguardino. L'istinto di sopravvivenza ci Sì. sovrasta. Quindi io penso che sia forte la responsabilità delle istituzioni, sia quelle che formano, no? L'università, sia quelle che si occupano dell'organizzazione del lavoro, le istituzioni sanitarie, sia forte la responsabilità di trovare contesti, non solo di formazione teorica, sto pensando all'università adesso, ma anche di laboratorio e di esercizio di tirocinio, mi viene da Sì, dire. ma infatti è più quello, proprio sull'esperienza del tirocinio, Infatti, più che sì, la queste conoscenza cose, teorica, certo. No, proprio perché poi sì. tu mi potrai insegnare che nelle università oggi, nell'università di medicina, si parla di psicologia, si parla di relazione, si parla di comunicazione, ma un conto è parlarne in termini teorici, un Ok. altro conto è sperimentarlo in una situazione protetta. Perché Certo. nella situazione protetta, e per questo ci dicevamo lo spazio etico Infatti. no, e un collegamento forte tra la salute, le emozioni e la relazione. Una situazione protetta allena, abitua ad un comportamento efficace, efficace per il paziente e tutelante per il curante. E questo
Questo è un aspetto della formazione. Un altro aspetto importante nell'organizzazione del lavoro è il tempo, perché spesso il tempo manca e il tempo che manca può diventare una giustificazione che ha delle forti basi di realtà, ma Sì, comunque infatti, una perché giustificazione. se uno non ha, poi non si ha anche magari in quantità sufficiente anche come sanitari, Certo. purtroppo questo si fa anche ripercuotere sulla qualità del tempo che tu offri ai pazienti, questo in dubbio. Ok. Bene, avete concluso. Io credo che sia stato molto importante questo dialogo, perché ha messo a confronto esperienze diverse da condividere. Mi ricordo che una delle esperienze di tanti anni fa con Ivana Carpanelli e Bonadonna, il grande oncologo, e me, era proprio quello di mettere a confronto l'esperienza di un medico, di un'infermiera e di una bioticista. E da qui venivano fuori, insomma, condivisioni e proposte, e in qualche modo oggi abbiamo un pochino riprovato a ripercorrere questa strada che io trovo molto fertile. E lo spazio etico ne abbiamo accennato, forse è il caso magari, adesso non vorrei allargare troppo il discorso, ma comunque visto che se ne è accennato, forse vale la pena di dire che lo spazio etico è un obiettivo a cui l'Istituto Italiano di Bioetica tiene molto. Si tratta di un organismo di formazione recente nel nostro paese, direi recentissima, ma che in Francia vive da 30 anni, in ambito sanitario, adempie ad una funzione rilevantissima di carattere sociale, perché aiuta la comunicazione tra diversi soggetti, pazienti che entrano in un ospedale e non sanno a chi rivolgersi, pazienti e parenti che anche loro hanno richieste da fare e non sanno a chi indirizzarle, dottori che non sanno con chi parlare dei loro disagi, pensate appunto dopo il Covid, quanti dilemmi etici, e quindi prendersi cura di chi cura, oltre a prendersi cura di chi è curato, è assolutamente fondamentale. È una delle funzioni dello spazio etico: poter parlare liberamente, poter dire liberamente quelli che sono i propri dubbi, i propri problemi, senza timore di essere giudicati. Pensate che novità rivoluzionaria nel nostro paese se si riuscisse. Noi ci stiamo provando, nell'ASL di Chiaveri è stata avviata questa sperimentazione. Mi piace che oggi se ne sia accennato, perché credo che questa sia appunto una delle modalità in cui questa grande sfida, è stata chiamata la rivoluzione copernicana in medicina dell'intelligenza artificiale, possa trovare delle risposte. Perché, come ha detto giustamente Ivana, qui il grande tema è sempre quello del passaggio epocale da evidence-based medicine alla medical humanities. E questo passaggio è in parte compiuto, ma non ancora compiuto. E allora lo spazio etico potrebbe essere proprio uno strumento che aiuta questo passaggio fondamentale. La bioetica certamente ha operato per questo, perché ponendo al centro la persona, il senso del valore della persona, della sua autonomia, ha posto soprattutto in evidenza, e questo emerge dalle due relazioni, il tema del patto. Il contratto e il patto, che differenza c'è? Beh, qui sono due modelli diversi, veramente. Io vorrei adesso sprecare qualche minuto, ma forse vale la pena, perché i paradigmi sono molto differenziati, perché il contratto evoca immediatamente l'idea di un rapporto che, bene o male, è un rapporto simmetrico tra due parti che devono scambiarsi beni e servizi, e sono quindi in uno stato quasi di parità e di convenienza, d'aut des. E questo, chiediamoci, è così ben applicabile alla medicina? Alcuni sostengono di sì,
Io ho molte perplessità e devo dire noi come Istituto Italiano di Bioetica abbiamo molte perplessità sul fatto che il rapporto medico-paziente, per meglio dire curante-curato, possa rientrare in questa, che è un po' la logica del mercato, no? Io adesso sto un po' estremizzando. Perché? Beh, perché in effetti la simmetria c'è sempre, una simmetria di potere, di forza, di sapere. Ci si rivolge a un medico perché lui ne sa più di noi e quindi ci rivolgiamo a lui per avere qualcosa che noi non abbiamo. Allora, non è meglio parlare di patto. Patto di cura è l'espressione molto bella che usa un grande filosofo, Paul Ricoeur, e che l'Istituto Italiano di Bioetica ha fatto sua. Patto di cura significa patto di fiducia. Certo, la simmetria c'è, ma ci si impegna a ridurla. E l'autonomia viene salvaguardata perché non è una minaccia. La medicina difensiva non c'entra, il medico che ha paura dei ricorsi o okay. Ma in questo patto di cura che adimira la guarigione, ma non necessariamente, perché talvolta la guarigione non è attingibile, ma sei inguaribile, ma non sarai mai incurabile. Questa è la cosa veramente importante. Il patto di cura ti assicura questo, che tu sarai ascoltato, potrai portare al linguaggio la tua sofferenza e il medico ti ascolterà perché anche lui ha sofferenza, anche lui è un guaritore ferito, anche lui si dovrebbe riconoscere come vulnerabile. E in questo quadro, che ripeto, è fondamentale per il nostro istituto che sul paradigma di cura ha investito, direi tutto il suo potenziale valoriale. Ecco, in questo quadro si stabilisce un rapporto di mutuo riconoscimento e soprattutto di far sì che non ci sia mai l'infantilizzazione del malato che troppo spesso avviene in certi momenti, soprattutto in fasi della malattia, in fasi terminali. Ma il medico deve essere sicuro che l'autonomia di quel malato è per lui importante, una garanzia, perché potrà lavorare meglio con un soggetto che è consapevole. Allora, a me è piaciuto molto questo tema della cura declinata in queste varie intelligenze, che sono intelligenze di vario tipo. Naturalmente di questo noi parleremo lungamente nel festival, perché intelligenze al plurale proprio significa questo, modalità di interazione c'è. Io però vorrei, ecco, qui lanciare anche un elemento diciamo, di sfida. I problemi bioetici non possiamo sottovalutarli. Io ho visto in entrambe molta giusta fiducia e speranza nell'intelligenza artificiale. Adesso non vorrei oscurare queste speranze, però rendiamoci conto che i rischi ci sono, i problemi bioetici sono forti. Pensate appunto ad esempio tutte anche quelle belle, buone possibilità di cui faceva riferimento Maria Teresa Verardi, e cioè ad esempio poter sapere in anticipo alcune cose, abbreviare i tempi, conoscere in anticipo anche determinate malattie. Ecco, però attenzione, qui si va incontro a tematiche bioetiche di grande rilievo. Il diritto di sapere, il diritto di non sapere, ad esempio, entra subito in gioco. Certamente ciascuno di noi deve avere il diritto e la possibilità di accesso pieno alle informazioni, però potrei anche non volerlo. E allora, attenzione, qui il medico deve essere così attento e sensibile nel capire se questo è un desiderio autentico di questa persona e come poterlo soddisfare. E come poterlo eventualmente anche aiutare, perché rinunciare ad un'informazione per sé però potrebbe compromettere magari delle notizie che potrebbero essere importanti magari per la famiglia, per i parenti. Ma esistono poi tantissimi altri problemi che riguardano ovviamente le tematiche classiche del fine vita, eccetera. Io ho trovato estremamente importante, comunque, adesso vi lascio la parola naturalmente a tutti gli altri, che vanno tantissime domande da farvi, ho trovato molto importante che il tema che avete accennato della regolamentazione, per fortuna, è stato affrontato dal Parlamento europeo e mi sembra già una buonissima partenza il fatto che si parli di rischi e non di rischio in generale, cioè ad esempio rischi inaccettabili.
rischi gravi, rischi seri, e rischi inaccettabili sono quelli che assolutamente che noi dobbiamo contrastare, quelli che metterebbero proprio a rischio la dignità stessa della persona, ad esempio l'uso di informazioni che riguardano il soggetto e che potrebbero portare a delle discriminazioni, ad esempio informazioni che riguardano particolari vulnerabilità di quel soggetto e che potrebbero aiutare magari associazioni, potrebbero società per il lavoro, potrebbero portare delle discriminazioni. Allora tutto questo non deve essere assolutamente consentito. Rischi inaccettabili. Il fatto che noi riusciamo già a graduare i rischi e a categorizzarli, io credo che sia qualcosa che dà una sicurezza a noi pazienti e probabilmente anche a voi medici. Non so se condividete, mi rivolgo a entrambe. Grazie. Sì, io condivido, infatti hai detto anche un po' quello che ho detto io dei possibili rischi che si possono avere se non ci fosse una supervisione adeguata da parte dell'uomo, no? Possibilità di discriminazione, la violazione appunto della privacy anche del paziente in questo caso, per cui questi sono assolutamente rischi oggettivi da tenere in considerazione. E poi, come avevo detto, anche capire quanto in realtà il paziente sa i reali benefici che può avere da una prestazione, in questo caso, nel mio caso diagnostica, ma può essere anche terapeutica, piuttosto che quali sono i limiti, perché tante volte le aspettative sono tante. Una persona che magari fa per una vita va dietro a un problema clinico, non ha la risoluzione, pensa che magari facendo quell'esame trova poi la risposta, e magari tante volte non è così, perché capita anche questo, i limiti sono dati e ci sono, comunque assolutamente le macchine non saranno mai perfette, tanto vero che se sono fatte dall'uomo che non è perfetto, non verrà mai fuori una cosa perfetta al 100%, questo è ovvio che sia così, come i software che si utilizzano per magari appunto elaborare le immagini, stessa identica cosa. Quindi bisogna sempre comunque partire dal discorso del limite, della tecnologia legata al limite dell'essere umano, che è quello che lo produce, perché non si fa ancora da sola, la macchina non si autopone, per cui questo sicuramente è un dato oggettivo, nessuno lo può, non lo si può Sono d'accordo. negare. Ecco. Perfetto. Io Ivana. vorrei aggiungere una cosa. Io credo che il patto tra i curanti e l'organizzazione di spazi etici possa essere un valido aiuto rispetto a tutti i possibili rischi, perché prima di tutto consente la possibilità di una visione polioculare, la possibilità di vedere il problema o il dilemma etico, o insomma di vedere anche da un punto di vista diverso da quello nel quale stiamo vedendo. E questo ha numerose valenze positive. Prima di tutto, ci amplia il campo visivo, ci fa vedere sotto una sfaccettatura più ampia, la questione che abbiamo davanti, ma poi ci consente di condividere il peso del problema che stiamo affrontando. E questo è proprio come dicevi prima tu, Luisella, è la messa in pratica dello spazio etico con le sue valenze positive, che sono anche di natura economica, perché prima parlavo di fuga, no? Di fuga degli del curante di fronte ad una situazione insostenibile. La Certo. possibilità di condividere il peso che lo spazio etico offre negli incontri dei curanti, ma anche sicuramente con delle modalità diverse negli incontri tra curanti e curati o le loro famiglie, questa possibilità rende possibile il portare avanti in maniera efficace, buona, giusta il rapporto di cura e la professione di cura. Magnifico. Beh, io direi che adesso dovrebbe aprirsi la discussione, quindi siamo in attesa. Io dovrei coordinare gli interventi, però ecco Enzo Baldini, professor Enzo Baldini, a te la parola. Eccomi qua.
Ma anzitutto ho alzato la mano per ringraziarvi. Un'analisi già molto ben delineata, ottimamente definita sotto ogni prospettiva. Certo, mi veniva in mente alcune banali riflessioni. Sistemi sanitari in crisi. Sistemi sanitari che denunciano sempre di più problematiche, per certi aspetti, in alcuni casi drammatiche, di pazienti che attendono invano. Ecco, da noi, in un paese nel quale il sistema sanitario era ritenuto tra i migliori, quantomeno in Europa, e forse per certi aspetti ancora ha delle primazie, ma insomma ha perduto molto per strada. Quando mi avvicinavo da curioso alle tematiche dell'intelligenza artificiale, che non è intelligente, come ben sapete, che è matematica e statistica, gli algoritmi in ultima istanza si riducono a questo, aveva catturato la mia attenzione una problematica inizialmente tutta inglese, Babylon Health, a dire un sistema di cura medica, Babylon. Nato in Inghilterra, se ricordo bene, nel 2014, affidato a tecnologie. L'intelligenza artificiale era ai primordi nel 14, ma ben presto il sistema terapeutico nazionale inglese ha aperto a questa società privata londinese e ha aperto in maniera consistente. E sono partiti studi molto raffinati a livello accademico sui risultati di queste visite da parte di quello che veniva chiamato medico alla mano. C'è sempre disponibile ed eccolo lì, puoi interrogarlo, avere delle risposte. Credo di ricordare abbastanza bene perché la cosa mi aveva colpito, però sono ricordi. Il primo esperimento scientifico è stato fatto su 50.000 pazienti ai quali sono state dedicate, da loro richieste, circa 300.000 visite, tutte quante ovviamente fatte da questo medico tecnologico, non umano. Ecco, ciò che mi aveva colpito era il fatto che il 50% delle diagnosi, questo succedeva nel 2018. Badate bene che l'intelligenza artificiale, così come la consideriamo noi, ha avuto un enorme sviluppo a partire dal novembre del 22. Per tutto il 23 ancora adesso si sta sviluppando con velocità e capacità notevoli, e peraltro con capacità notevoli che si evidenziano soprattutto in ambito medico, ma non più con esperimenti di questo genere. Comunque, questo esperimento del 2018 aveva dato questi risultati. Il 50% dei pazienti si era ritenuto soddisfatto per le analisi e le risposte che gli erano state fornite. Il 30% era dovuto passare ad un livello specialistico, sempre tecnologico. Solo il 20% era finito nelle mani del medico. Forte,
di questi risultati e di altri analoghi, la società si è quotata in borsa, si è quotata negli Stati Uniti d'America, un mercato anche lì abbondantemente in crisi in ambito medico e molto appetibile, con un progetto enorme di espansione in quel terzo mondo dove i medici erano già allora estremamente carenti e dove magari si poteva avere una connessione satellitare con estrema facilità, ma non un medico. Prospettive anche di interesse economico enormi, a quanto ho letto recentemente nel 2023 crollo verticale delle aspettative. E allora ecco i risultati che voi avete ben delineato, i termini dell'umano che deve sempre e comunque avere il controllo e del medico che in ogni spazio deve sempre esercitare la sua dimensione umana a tutto tondo. Ecco i risultati. Ecco, volevo così portare questo esempio con la domanda se ne avete avuto in qualche modo sentore e che comunque se è per quanto vi ho detto, in sintonia con quanto avete detto. Non sembra. Marco ha la mano alzata, giusto? Luisella, il microfono spento. No, invitavo le nostre relatrici a commentare questo importante intervento di Enzo, perché in effetti mette abbastanza in questione. No, non che mette in questione, in qualche modo riconferma quello che già si è detto, però illumina. Tra l'altro non sapevo nulla di questo esperimento del 2018. È interessante e curioso. Se volete commentarlo, oppure passiamo direttamente al prossimo intervento, eh? Sì, passiamo al prossimo intervento. Passiamo al prossimo intervento. Allora, a lei, dottor Lobardi, prego. Salve, sono Marco. Io avrei una domanda per entrambe le relatrici, cioè una per una. Per la dottoressa Verardi, la domanda riguardava quando l'intelligenza artificiale ha questo scopo di tipo diagnostico, di capire e di dare un supporto all'identificazione di quale possa essere la malattia, eccetera. Il rischio che vedo, visto che l'intelligenza artificiale deriva da una estrazione di conoscenza fatta in partenza in base a tutta una serie di immagini e c'è qualcuno che istruisce l'intelligenza artificiale. Siccome in buona parte mi aspetto che dipenda poi dal campione, quindi da quanto sono state esaustive le immagini che sono state fatte vedere, la domanda sostanzialmente è: non c'è il rischio che si perdano le cose meno frequenti, cioè che si vada più sulla pancia della curva della gaussiana delle immagini e si perdano i casi più rari, che poi quindi se ci si basa
troppo sul supporto dell'intelligenza artificiale ci sia il rischio di perdersi i casi più specifici, per i quali se non c'è un training apposta, cioè se non c'è uno scetticismo su quello che possono essere i suggerimenti dati dall'intelligenza artificiale, c'è il rischio di sbagliare proprio la diagnosi e quindi poi magari anche la terapia. Però il punto era di partenza, cioè non c'è il rischio che il come è stata istruita l'intelligenza sia il limite del supporto che viene dato. Vado alla seconda domanda. La seconda domanda invece era per la dottoressa Carpanelli. Nel vedere un superamento dell'evidence-based medicine con una medicina che usi delle altre intelligenze, io vedo il rischio. Io ho una formazione, sono un fisico, quindi la più dura delle scienze dure. Io vedo il rischio della disuniformità, cioè se ho una scienza che ha il tentativo di arrivare alla verità con un'unica interpretazione, che è la teoria del tutto, quindi, e tutti quanti stanno cercando di costruire questa teoria, lavorando magari anche in competizione. Questo non vuol dire, perché uno ha una propria ipotesi su una cosa, ma tutto converge a costruire qualcosa che dovrebbe essere l'unica visione. E mi aspetto che in qualche modo l'evidence-based medicine sia questo tipo diciamo, di modo di lavorare, quindi di vedere di costruire lo stesso modo di vedere il rapporto tra il paziente e la malattia, quali sono le cause della malattia, identificare non mille possibili strategie, ma identificare la migliore strategia per combattere la malattia. Vedere invece un qualche cosa di medical humanities che onestamente non riesco bene a capire che cosa ci sia dietro. Mia ignoranza, senz'altro, però direi che è un'ignoranza anche abbastanza diffusa, perché non credo che siano tanti quelli che sono in grado di saperlo e di spiegarmelo. Che cosa vedo? Vedo un qualche cosa in cui ci possono essere diverse teorie, perché anche guardando semplicemente in ambito psicologico non c'è la teoria psicologica, ma ci sono diversi modi di interpretare la realtà, di interpretare quelle che sono la teoria delle emozioni, sono diverse. Cioè, se non c'è una uniformità, cos'è che mi salva dall'aggrapparmi a quello che poi è il santone? E c'è un santone che mi dice fai così, c'è un altro che mi dice fai cos'ha, ma non c'è la verità. Il rischio che vedo è, lasciando la strada dell'evidence-based medicine, è quello di andare dietro al santone di turno. Sono stato un po' brutale, lo riconosco, ma questa era la mia domanda. Grazie. Allora, inizio Vai, vai. io. Ti ho fatto la Allora, domanda per giù. sì, è quello che dicevo, il discorso che l'intelligenza artificiale, anziché a supporto, può diventare poi un limite, magari se non viene adeguatamente utilizzata, no? In questo caso dal medico, che ne dipende poi dalla branca, nel senso che nel momento in cui uno fa una diagnosi perché si basa su delle immagini, quello che comunque conta è sempre la propria esperienza personale, la propria esperienza professionale, che non è data solo dal fatto di vedere un'immagine, perché il paziente comunque, almeno quello che faccio io, è vederlo sempre a 360 gradi, quindi si legge anche una cartella clinica, quindi ci si fa comunque un quadro clinico della situazione, che comunque è utile poi alla corretta interpretazione di quello che si vede.
Perché comunque non è che uno solo, soprattutto nel mio ramo, che è quello della medicina nucleare, non è che solo si descrive, ma bisogna saper interpretare. Certo che non sempre, ahimè, si arriva poi alla diagnosi, allora in quel caso è giusto che uno sia un passo indietro, onestamente, e comunque lo dica, lo scriva, non è che per forza bisogna. Come dire, sì, devo scrivere qualcosa, va bene qualsiasi cosa, nel senso, certo, che il limite legato all'intelligenza artificiale c'è, anche in questo, anche nella diagnostica, anche quando uno deve fare comunque una diagnosi, che non sempre sia possibile. Questo sicuramente chi fa questo mestiere lo deve tener conto. Poi non so, rispondo anche a Ivana, poi rispondo anche a Enzo sul modello, quello diciamo inglese, che volevo capire anche che cioè queste persone, questi pazienti che avevano comunque fatto utilizzo di questo medico, chiamiamolo artificiale, su che quesiti erano, perché è importante questo. Perché sai, se uno va a chiedere comunque domande insomma, sulla medicina in generale, forse si possono fare anche delle risposte standardizzate, però, come dire, se sono già delle cose più specifiche o comunque se uno deve farsi una diagnosi anche più approfondita, se uno non fa un esame, cioè se non c'è chi ti fa l'esame, non si può arrivare alla conclusione. Quindi bisogna vedere anche questi pazienti su che cosa sono stati, cioè su che patologie, insomma, che domande, magari erano domande molto generiche. Quindi quello è un po' da valutare bene, ecco, a parte che poi mi sembra che è stato fallimentare, perché non poteva che essere fallimentare alla fine, cioè, nel senso, uno ci prova, non ho personale, mi provo a fare anche questo. A parte che esistono anche, se uno va su internet, esistono dei siti, anche adesso esiste psicologo online, ho letto, per cui io proprio psicologo online, abbiate pazienza, penso che sia la cosa più assurda di questo mondo, perché come fai a instaurare un rapporto proprio umano che ci deve essere, che si instaura se una persona tu la conosci visivamente online, non sapendo chi c'è dall'altra parte. Quando ho letto questa cosa, dico no, anche no, cioè è gente che non sa come inventarsi il lavoro, non si apre lo studio perché poi deve pagare l'affitto, ci sono le spese, eccetera, aspetta che mi metto online, ma è una cosa che ho visto che non. No, non ci siamo proprio, nel senso. Comunque, adesso lascio la parola anche a Ivana. Ok, allora, la domanda era, provo a sintetizzare, il superamento dell'evidence-based medicine può portare verso una medicina dei santoni? Ho capito bene? Adesso sintetizzando al massimo. Allora, io non credo che ci sia qualcuno, poi sicuramente i santoni sì, ma non era quello a cui io mi riferivo, che intenda il superamento della evidence-based medicine. La medicina basata sulle evidenze garantisce degli ottimi protocolli e delle ottime procedure, dà indicazioni molto forti e validate su trattamenti, ma è standardizzata. Quindi non si tratta di superare la medicina delle evidenze, ma di integrare la medicina delle evidenze con una medicina umana, una medicina che viene declinata sul paziente che si ha davanti. Porto un esempio concreto che riguarda l'oncologia. Dagli anni si parlava di cure palliative fino agli anni 80-90. Da allora si è cominciato a parlare di simultaneous care, cioè di medicina che contemporaneamente si occupa dei problemi legati
non direttamente alla malattia, ma al dolore, alla sofferenza emotiva e quant'altro, contemporaneamente mentre si sta facendo un trattamento di medicina attiva. Ecco, l'integrazione tra le evidence-based medicine e la medical humanities è appunto questo, mettere insieme quello che si sa, con l'obiettivo di partire da una medicina provata su un numero di campioni anche molto ampi, ma declinarla poi rispetto alla persona che si ha davanti. Io credo che questo ci riporti alle ragioni per cui abbiamo messo insieme le diverse intelligenze, quella di cui ho parlato io e quella di cui ha parlato Maria Teresa. Le intelligenze artificiali non possono declinare un trattamento specificamente alla persona che hanno davanti. L'uomo lo può fare, stabilendo un rapporto empatico con la persona che ha davanti. E non è detto che non utilizzi la terapia che è stata messa a punto con gli studi di ricerca, ma la declina e può voler dire la declina in relazione alle quantità o piuttosto al tempo o altri fattori che adesso non sto ad indagare. Nessuno, io credo, abbia mai pensato ad un superamento della medicina basata sulle evidenze, ma piuttosto ad un'interconnessione e a una declinazione. Non so se questo può comportare dei rischi e mi interesserebbe sentire quali potrebbero essere i rischi visti da chi ha un orientamento probabilmente più scientifico in termini generali del mio. Il rischio che vedo è di non fare delle cose, cioè se è un qualche cosa che si fa insieme, no problem. Se ci sono delle cose per cui si perde quella che può essere una cura, anche standardizzata finché si vuole, dei protocolli che magari possono essere fatti per tutti quanti uguali, che però sulla quantità danno dei risultati. Se si perde questo, secondo me c'è il rischio di andare su delle strade inesplorate, quindi un rischio di, era questo che intendevo come seguire il santone, quello che ti dice di fare una qualcosa invece di fare qualcos'altro. Se è qualcosa in aggiunta, no problem, però a questo punto dovrebbe essere semplicemente il modo giusto di fare medicina, cioè il medico che si occupa del paziente, Ma che infatti è sa una esattamente cosa e quello, sa interfacciare il proprio paziente. questo. Infatti è esattamente quello. E questo ci riporta a prima, quando parlavamo di spazio etico e di patto tra, di cura tra i curanti, l'importanza di riferirsi a dati validati, ma declinarli sulla persona che hai davanti. Poi questo può voler dire qualcosa che adesso magari non ci viene in mente, non sicuramente cambiare modalità di approccio, ecco, non questo. Per questo portavo l'esempio delle simultaneous care, le resistenze da parte dei curanti, da parte dei pazienti, delle loro famiglie, anche dei curanti, sono state in origine legate, sto parlando del contesto oncologico nel quale è nato quest'idea di integrare la medicina attiva con la medicina palliativa. Le resistenze nascevano dal presupposto non reale che iniziando un trattamento palliativo si intendesse smettere un trattamento attivo e non era questo. Ora, in ambito oncologico questa cosa è diventata abbastanza compresa e sta diventando una discussione attiva anche in altri contesti. Non vuol dire sicuramente riferirsi a medicine alternative, ecco.
Ok, era questo il rischio che vedevo, che per seguire una medicina alternativa uno lasciasse quella tradizionale che si sa che cosa può fare o anche non Allora. fare, ma con i suoi limiti però, cioè si sa invece nella gran maggioranza dei casi che cosa fa. Grazie. Comunque Grazie a posso te. aggiungere qualcosa perché certamente si è aperto un discorso straordinariamente importante che qui purtroppo non possiamo neanche lambire, però il discorso, almeno avviarlo, nel senso proprio della natura duale della medicina, che insieme arte e scienza, che insieme tende all'universale, insieme al particolare, quindi questa natura duale è ciò che veramente costituisce forse la sua complessità e il suo fascino, perché certamente la medicina deve tendere a questo aspetto, diciamo, scientifico, rigoroso, eccetera. Però non dimentichiamo che è sempre comunque un rapporto, nasce dal dialogo. E quindi questi due elementi, questa dialettica di cui la medicina si nutre, fa sì che è difficile veramente stabilire il suo statuto scientifico, perché certamente non è una scienza nel senso classico del termine, è molto più vicina anche all'arte, però io sono molto grata per aver posto questo problema, perché è uno dei temi importanti da cui la bioetica nasce, perché la bioetica nasce proprio da questa interrogazione, che cos'è la medicina? E nasce anche da tutte le riflessioni di come questa medicina diventa scienza, pensi alle riflessioni molto importanti di Foucault e su come la medicina pretende e vuole essere una scienza oggettiva, dimenticando quasi il suo oggetto, che l'oggetto è l'uomo, e facendolo diventare oggetto, e quindi smarrendo in qualche modo in nome di una scientificità che assolutamente veniva perseguita su un modello classico, scientistico, perdeva però quella che era una sua componente fondamentale. Questa è una storia molto importante che noi dovremmo, che io la invito a seguire, perché è proprio la storia della medicina, da cui poi la bioetica prende nascita e cerca allora di dire: dobbiamo pensare ad una medicina umanistica. Bene, molte grazie. Adesso vorrei passare la parola a Franco Manti, che vedo che ha alzato la mano. Sì, grazie Grazie. per la parola, Luisella. Dunque, io avevo in mente un paio di cose, però prima intervengo sulla questione posta dal dottor Olobardi, perché oltre a quello che è stato detto, colgo un elemento di estremo interesse in quello che lui ha sollevato e lo dico subito. Premetto che sono perfettamente d'accordo con la risposta di Ivana Carpanelli, evidenziando un aspetto, che ci sono già delle pratiche che anche grazie all'utilizzo degli strumenti del Web 4.0 ci consentono di rapportare la evidence-based medicine con la medicina narrativa. E quando parliamo di medicina narrativa non parliamo soltanto di un approccio attento, ma parliamo proprio di una vera e propria modalità di fare medicina, la quale non è assolutamente in alternativa o nega l'evidence-based. Il problema è di riuscire a integrarli e ci sono delle esperienze. Adesso non abbiamo il tempo di poterle vedere, naturalmente, io avevo qui gli strumenti per poterlo fare, che però, grazie proprio all'intelligenza artificiale e soprattutto alla possibilità di intervento che ci dà il Web 4.0, consentono di connettere narrazione e analisi basata sulla evidence. Però, rispetto alle questioni che sollevava il dottor Robardi, ce n'è un'altra che secondo me è molto molto importante, cioè riguarda è una questione epistemologica molto profonda, cioè lui ha citato il tema della verità e della verità scientifica. Allora, intanto dal punto di vista delle scienze della vita, noi dobbiamo tenere presenti che gli approcci che oggi assumiamo sono approcci di sistemi complessi. E poi riguardo alla verità, io credo che siamo di fronte a un tema di questo genere. Noi non sapremo mai se avremo una verità in termini generali, nel senso che le nostre teorie, qualsiasi teoria,
diciamo, una teoria che tende ad essere non del tutto completa, perché se fosse completa vorrebbe dire che siamo perfetti. Se possiamo prendere ad esempio, anche dal punto di vista epistemologico, non so, i teoremi di incompletezza di Gödel oppure il teorema di incompletezza di Harrow. Ecco, questi teoremi ci aiutano a capire che non riusciamo a dare tutte le risposte che vorremmo dare ai temi che ci troviamo di fronte. Io lo dico in maniera molto semplice adesso e non faccio un'elaborazione, diciamo, di tipo particolarmente raffinato sul piano scientifico, perché appunto scontiamo degli elementi di imperfezione che caratterizzano la nostra umanità. E quindi ci troveremo sempre di fronte, probabilmente sempre di fronte, a delle appunto incompletezze. Questo è un tema epistemologico importante, ma credo che il senso anche del limite che noi possiamo avere all'interno della ricerca scientifica, a tutto raggio, ivi compresa quella sull'intelligenza artificiale, sia uno dei punti interessanti da tenere presente. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo continuare a ricercare, e anche a ricercare proprio con la prospettiva della verità, sapendo però che andiamo incontro a possibili, probabili, diciamo così, incompletezze. Se poi una volta troveremo una teoria scientifica completa, noi pensavamo di averla trovata, per esempio, con la gravitazione universale. Oggi sappiamo che non è una teoria scientifica completa, e proprio nel mondo della cosmologia la difficoltà di mettere insieme quantistica e teoria della relatività generale ci fa capire, insomma, i problemi che abbiamo di fronte. Ma mi fermo lì rispetto alle questioni, diciamo, epistemologiche, che però, ripeto, sono di grande importanza quando si affrontano i problemi come quelli che stiamo affrontando questa sera. Tornando invece nel merito delle questioni più specifiche che riguardano intelligenza artificiale in ambito medico e sanitario, io, cercando di essere breve, pongo tre questioni in maniera proprio molto schematica e le pongo al dibattito, in particolare delle nostre relatrici e poi anche di coloro che vorranno intervenire. Allora, una prima questione che vorrei porre è questa: noi andiamo alla progettazione di robot che sono sempre di più autosufficienti. Oggi parliamo di robot semi-autosufficienti, e già che grazie all'algoritmi con i quali sono progettati, sono in grado di prendere delle decisioni e di proporre delle decisioni. Il nostro tema è, e questo è importante soprattutto, non soprattutto, anche all'interno di eventuali confronti in uno spazio etico, come esercitiamo quello che ormai in letteratura si chiama il controllo umano significativo. Cioè, fino a che punto ed in che termini, per esempio, un chirurgo interviene e deve intervenire rispetto a quello che il robot gli propone. Perché c'è questa possibilità in oggi, però di fronte a quello che propone un robot programmato in un certo modo, interviene, diciamo così, la, tra virgolette, per capirci, imperfezione umana, no? O comunque interviene la nostra umanità, che a un certo punto oggi è in grado di bloccare l'attività del robot. Allora, qui si apre un tema molto importante, perché è il tema dell'assunzione di responsabilità. Cioè, quando io ho un intervento di questo genere e, per esempio, l'intervento del chirurgo blocca il robot, naturalmente, rispetto all'andamento di quell'intervento, l'assunzione di responsabilità diventa particolarmente significativa. E il rischio qual è? Il rischio è che ancora una volta, difensivamente, si dica: ma la metto molto semplice per fare presto, me l'ha detto il robot, io non intervengo. Questo è un tema che secondo me oggi comincia a essere importante, proprio tenendo conto i problemi che ci pongono i robot chirurgici, che già sono in funzione in molti casi. L'altra questione che volevo porre invece riguarda un tema etico, secondo me, interessante e significativo, e cioè l'utilizzo, attraverso appunto gli strumenti di intelligenza artificiale, di robot androidi o di pet robot. Abbiamo per esempio il caso di Paro, il pet robot che simula la foca, oppure anche robot androidi che vengono usati verso determinati pazienti. Ora, il problema è quello dell'inganno, perché ci sono dei pazienti che pensano veramente di interloquire con un soggetto che abbia dei sentimenti, che abbia un'empatia nei loro confronti, cosa che non è vera, ma d'altra parte è stato anche valutato il fatto che questo tipo di relazione può generare sollievo.
in questi pazienti. Allora noi abbiamo un problema. Da una parte l'esigenza assoluta di trasparenza e di chiarezza rispetto all'utilizzo di queste tecnologie, dall'altra parte che proprio sulla base di questo, tra virgolette, inganno, si gioca la possibilità di persone di comunque stare meglio e di migliorare la loro condizione. E questo credo che sia un problema etico non indifferente che abbiamo aperto e che in parte viene preso in considerazione anche dall'ultimo documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio sul tema della trasparenza. Ultima cosa. Abbiamo fatto riferimento a elementi di governance, di clinical governance, lo diceva Baldini precedentemente, eccetera. E noi probabilmente ci dobbiamo avviare a un passaggio da quello che Benanti ha definito largo etica, anche a largo politica, e cioè dobbiamo capire che dovremmo intervenire in termini di governance non solo specifica, diciamo micro, ma in termini di governance macro a livello internazionale su queste questioni. E qui si pone il problema che si pone sempre quando abbiamo di fronte questi temi, di come noi riusciamo a garantire forme di partecipazione e forme di democrazia partecipata nei processi decisionali su questioni che implicano molto sia rispetto alla qualità della nostra vita, sia rispetto alla qualità delle generazioni future. Mi rendo conto che i temi sono estremamente ampi. Però vi chiedo se avete una qualche idea, anche embrionale, insomma, sulla quale cominciare a discutere su queste questioni, perché credo che siano importanti e se ci occupiamo di queste cose siano all'ordine del giorno e penso che potrebbero essere anche, diciamo, degli spunti da poter trattare all'interno del nostro festival con maggior ampiezza di quanto lo possiamo fare nel pre-festival. Vi ringrazio in anticipo per le risposte. Allora, io potrei rispondere sul fatto un po' della chirurgia robotica. Allora, sicuramente ad oggi non siamo ai livelli in cui il robot comunque vada da solo, ecco, ancora il chirurgo ha gran parte il controllo della situazione. Perché per quanto magari c'è l'utilizzo di anche lì magari elettrobisturi di un certo modo, comunque magari se si fa appunto la chirurgia laparoscopica, l'utilizzo appunto di strumenti endoscopici di un certo modo, però sono comunque sotto controllo ovviamente del chirurgo, anche perché si tratta anche di capire dove andare ad agire, cioè non so se mai si può progettare un robot che riesca a identificare le strutture anatomiche in maniera corretta, con tutti i vasi, con tutte le... cioè, mi sembra un pochettino, per carità, è una Esattamente cosa che forse si come vede nel lungo andare, ma non è così semplice, ecco, sicuramente non ci può non essere il chirurgo comunque presente, questo sicuro. Se no, già quando lo manipola il chirurgo, se non è sufficientemente esperto, possono anche esserci problemi di altro genere. Quindi, che possa un robot da solo comunque avere la totale gestione di un intervento chirurgico, non credo che sia, a parte che poi ci vorrebbe anche la parte pre-intervento chirurgico, cioè quella dell'anestesia, cioè. O troviamo un altro robot che è in grado di ventilare e assicurare le vie aeree a un paziente, se no la vedo un po'. Non è facile, ecco, che. Però sicuramente è una cosa che va molto attenzionata, questa dell'utilizzo anche della chirurgia robotica, fino a che punto, ecco. Però. Mi sembra che ad oggi siamo ancora molto molto distanti da questo rischio, ecco, da quello che vedo, a meno quando io vado in sala operatoria, perché comunque vivo anche la sala operatoria, per cui. Scusa, io ho fatto questa domanda perché a livello di letteratura e anche proprio di pratiche reali, questi aspetti ormai ci sono. Infatti, il mio tema era se un robot ci dà un certo tipo di indicazione, perché si parla di robot parzialmente autonomi, di robot totalmente autonomi Sì. che non ci sono. Cioè, Eh ci sono beh, vari certo. livelli, no? Che sono anche elencati in letteratura, L1, L2, eccetera. Lasciamo. Al livello massimo di oggi c'è una parziale autonomia del robot, il fatto che il robot può proporre un certo tipo di intervento. Qualora il chirurgo non fosse d'accordo, no? E quindi esercitasse giustamente quello che noi chiamiamo il controllo umano significativo, si pone un problema.
cioè di conflitto fra ciò che ti dice un robot che è stato programmato per intervenire in un certo modo e il tuo intervento. Questo pone un tema di responsabilità nella relazione fra un strumento che ti dice che è stato programmato in un certo modo e tu, chirurgo, che decidi eventualmente di bloccarlo e di andare per conto tuo. Certo, e quello rimane decisione, direi proprio che del Lo so, chirurgo, se sa però bisogna benissimo stare come. attenti, come dicevo io, perché il problema potrebbe essere quello di o dare troppo spazio al robot perché tanto è ben programmato, perché è algoritmizzato, Beh, noi quindi di algoritmi, tra certo, virgolette, non sbaglia, e fidarsi quindi io comunque del robot. sensatamente dico lui, però lì poi si apre il problema delle, se le cose non vanno bene, di chi la progetta, cioè di chi ha la responsabilità di quello che fa il robot, perché non è che andiamo a processare il robot e lo È mettiamo. certo che no. Certo, e dall'altra parte il problema invece del chirurgo che a un certo punto, pur potendo intervenire, non è intervenuto. Oppure se interviene e le cose non vanno bene, è il problema della responsabilità che si ribalta ulteriormente su di lui dicendo: no, però il robot ti aveva detto di fare un'altra cosa. No, la responsabilità è sempre del Lo chirurgo che ha so, delegato i robot in quel momento. Si lo so, lo so. prende la responsabilità se sceglie di delegare il robot piuttosto che intervenire lui stesso. In altro modo, e quella è la responsabilità è sempre dell'essere umano. Sì, questo senza dubbio è un problema complicato, però del coinvolgimento e delle corresponsabilità, ivi compresa anche la responsabilità che ci si assume a firmare un consenso informato quando noi abbiamo a che fare con robot di questo genere. Ok, parliamo adesso. Non è una cosa, cioè, Ciao. sono cose sulle quali bisogna cominciare a riflettere perché con la velocità con cui vanno queste cose, in tutti i Sì, modi, magari certo. no, ma ci sono luoghi nei quali ormai queste cose avvengono. Scusate, io dovrei chiudere, non so a che punto siamo. E beh, se vuoi, io credo che siamo arrivati a un punto straordinariamente interessante, questa idea del consenso informato di una nuova formula in cui mi lo trovo magnifico. Non lo so, se tu hai tempo di dire qualcosa, te ne siamo grati. So che adesso tu hai degli impegni, quindi Sì. non è che ti vogliamo trattenere. Però certamente il problema che ha posto Franco è assolutamente ineludibile, il tema della responsabilità. Vedi tu, Ivana, Sentendo, se pensi in in 2 minuti, sentendo 2 minuti, parlare dai. di Franco, Sì. a me è venuta in mente l'etica del viandante di Galimberti. Brava, È brava. difficile pensare di fare delle categorizzazioni su argomenti dei quali non conosciamo completamente il senso. E allora conviene appunto assumere l'etica del viandante, andare che non vuol dire non avere una meta. Vuol dire essere attenti a quello che si incontra durante il viaggio. Essere attenti e tenere in considerazione quello che si incontra e che ci pare differire dal progetto che ci eravamo fatti, ed essere anche disposti a rivedere le nostre posizioni. Molto ben detto. Navigare a vista, eh? Va bene. Navigare a vista, mi piace molto l'etica del viandante. Perfetto, allora ti salutiamo, ti ringraziamo E io e ringrazio adesso voi. io vorrei raccogliere se ci sono altre domande e ringraziando molto tutti quelli che sono intervenuti. Tra l'altro questo tema della responsabilità lo riprenderemo. Io mi ricordo che avevamo distinto anni fa, e questo anche all'interno del Comitato Nazionale per la Bioetica, due concetti che mi sembrano importanti, il concetto di rispondente e di responsabile. E credo che questo sia piuttosto affascinante, utile. Cioè il robot in ogni caso è rispondente, cioè nel senso che risponde a ordini, risponde, e quindi è preciso in questa risposta, ma la responsabilità è altra cosa. Cioè, la responsabilità è un concetto complesso che coinvolge tutta una serie di tematiche profonde di natura etica e quindi contesto, conoscenza dei principi delle situazioni che chiaramente non sono attribuibili ad un robot. Cioè, questa distinzione tra rispondenza e responsabilità. Beh, insomma, secondo me è ancora da tenere acquisita, abbastanza utile. Ci sono altre domande? Vedo che i partecipanti sono abbastanza numerosi. So che Luisa Marnati, mi auguro sia ancora presente, Susi Ci Penco. sono, ci sono.
Ecco, e allora dai, fatemi sentire. Questa mi sembra veramente molto bella questa serata, piena di stimoli. Prego, non ti voglio coinvolgere più di tanto, ma una sollecitazione, Luisa, sì. Prego. Sono, aspetta che accendo. Tu poi ci parlerai dell'intelligenza del corpo, non Sì, dimentichiamo, eh? Quindi, ma altro tema. la serata di stasera ci Sì. vorrebbero almeno 3 giornate Ore, ore. per. Abbiamo il festival, questo non Sì, ma. dimentichiamo, ci serve proprio per selezionare gli argomenti e identificare quelli che riteniamo siano più rilevanti. Eh? Perfetto, Luisa, prego. No, tanto grazie. Vabbè, Ivana è scomparsa, ma aveva i suoi Per impegni. le sue Anche Maria ragioni. Teresa, veramente stimolante, da tanti punti di vista. E, due parole solo, per le differenze. Io parlo in questo caso da terapeuta, tra, l'attività in studio e l'attività nel campo della psicologia delle emergenze. In studio, un ambiente protetto, io sono tranquilla, come diceva Luisella, possiamo parlare di squisire tra contratto e patto. Quando io sono in emergenza e mi trovo su uno scenario come Torre Piloti, come la cisterna di Viareggio o Ponte Morandi, la situazione cambia. Allora, quello spazio etico diventa una tenda, diventa un'ambulanza, diventa un lenzuolo che copre un cadavere. Ricordo un episodio, per esempio, a Medolla, del terremoto dell'Emilia, dove io assistevo un familiare con i vigili del fuoco in un cunicolo per riconoscere il proprio figlio. E mi sono trovata sopra un drone. Io sono uscita dall'edificio, scortata dai vigili del fuoco, sono andata dal maresciallo dei carabinieri e con il mio aplomb, che non era in quel momento quello di adesso, ho detto al maresciallo: o lo tira giù lei o mi presta la pistola, e a 25 metri ho una buona mira tra il 9 e il 10 sulle sagome del poligono. Maresciallo ha capito la situazione, è andato dal giornalista e questi stavano a discutere il diritto di cronaca. A quel punto, comunque, la discussione è andata avanti, hanno tirato giù il drone, io sono rientrata con i vigili del fuoco. Tenete presente che durante un terremoto le scosse continuano. E non era uno scenario sicuro, per cui la mia responsabile diceva: attenta. Io ho detto: d'accordo, mi assumo il rischio e entro con questi vigili del fuoco, perché anche i soccorritori sono vulnerabili, molto vulnerabili. Torre Piloti, io ero molto spesso, quasi tutta la settimana, a medicina legale, quindi in obitorio, per i riconoscimenti, i ricongiungimenti. E mi sono trovata tra le vittime una persona a me molto cara, perché lo conoscevo da ragazzo, quando veniva in Croce Bianca come soccorritore. E lì si è aperta una voragine dentro di me, perché il lato affettivo è notevole. In più dovevo affrontare la situazione del riconoscimento con i due genitori. Quindi questi concetti di spazio etico, in una situazione precaria dove non abbiamo un luogo come spazio fisico, ma ce lo dobbiamo inventare, è importantissima. Soprattutto vediamo degli scenari di guerra, perché anche questi, noi siamo stati coinvolti marginalmente con la guerra dell'Ucraina, però abbiamo avuto ragazzi che sono andati al confine con Ugovizza, e a questi abbiamo fatto poi un supporto psicologico, perché comunque non è semplice vedere una fiumana di gente
che esce con quattro cose, con il freddo, la neve e tutto il resto. E ringrazio Maria Teresa perché veramente ha fatto un excursus in quella che è il campo dell'intelligenza artificiale. Soprattutto io ho un carissimo amico che fa la PET. Io faccio PET therapy e lui invece fa la PET. Ecco, il rapporto tra medico e paziente in un momento in cui non è una diagnosi semplice, cioè hai un cancro, ok, adesso cosa facciamo? E io non tratto questa tipologia di pazienti, li mando a colleghi perché non tutti possono fare tutto. Però è importante anche in questo, soprattutto Luisella parlava di incurabile e inguaribile. È sottile la differenza, ma è fondamentale. E allora la strada diventa poi un percorso che ciascuno di noi impara sulla propria pelle, sulle proprie esperienze emotive, sulle proprie esperienze familiari. Ma questo ci dà sia l'aspetto della vulnerabilità, ma anche e soprattutto l'aspetto della resilienza, della forza, della sensibilità per entrare in empatia con chi ci sta davanti e con cui si entra in relazione, perché comunque c'è la relazione medico-paziente che è fondamentale. Anche magari pochi istanti, basta guardarsi negli occhi e tutto cambia. Grazie. No, grazie, meravigliosa testimonianza che già anticipa, apre uno scenario che sarà molto importante per noi affrontare e approfondire e nelle prossime occasioni tu ci parlerai dell'intelligenza del corpo. Già hai introdotto meravigliosamente questo tema e la sua complessità. Susi Penco, ci sei? Batti un colpo? No, Non c'è la Non sua. c'è Susi? Non c'è Susi, perché vedo che si era riuscita a collegare una biologa. Niente, allora io chiedo ancora se c'è qualcuno, perché io purtroppo non vedo i vostri nomi, vedo che sono sette partecipanti, non so se c'è qualcuno che... Il tempo è abbastanza tiranno, sono le sette, quasi 7:20, credo che il nostro orario volga al termine, perché poi anche i tempi della piattaforma sono limitati. E allora chiedo ancora per l'ultima volta se ci sono interventi. Una Che mi... cosa, telegrafica, Enzo, che poi perfetto, a te la parola. Interesse. mi è sembrato tutto di estremo interesse. Sono ancora fermo mentalmente alle provocazioni di Franco, vale a dire alla Anch'io. responsabilità. Ecco, però attenzione, non è la responsabilità dell'umanoide. Non è la responsabilità, è la responsabilità, una responsabilità molto, ma molto più complicata perché è stratificata. Le reti neurali che sono alla base della maggior parte di questi processi, siano essi in maniera diretta. Ecco il mio gatto che viene a salutarci, in maniera diretta o attraverso l'immagine concreta di un robot. Ecco, sono gestiti, lo dice la parola, da reti. Ognuna di queste reti che dialogano tra di loro e che aumentano sempre di più. È stata programmata da più programmatori. Certo, Chi è il della rete. responsabile finale? Ecco, Certo, è un problema. assolutamente.
enorme. No, 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 no. Sono d'accordo, sono perfettamente Hai d'accordo. illustrato. Infatti parlavo di pluralità, cioè di Della responsabilità plurale. pluralità, certo, hai illustrato meravigliosamente, sei Perfettamente d'accordo. progelatore, Lute. Questa è una grande questione di carattere giuridico che credo sia di una complessità sterminata. Il progettatore, l'utente, insomma, molto, pensa le macchine, si era affrontata a suo tempo per le macchine a guida autonoma, ecco, che la responsabilità poi finale a chi avrebbe dovuto essere attribuita, vi ricordate, no? E quindi, sentite, altre domande? Io non riesco a trovarmi, non vedo, e quindi penso che sia venuto il momento di congedarci e di ringraziare naturalmente tutti coloro che hanno partecipato, molto bravi. Io credo che sia veramente stato un incontro molto, molto importante, molto fattivo per noi. E quindi il prossimo appuntamento, ve lo dico subito, riguarderà. Ecco, c'è una piccola variazione. Il 9 aprile non sarà Franco Manti per ragioni improrogabili di impegni sopravvenuti, ma sarà Enzo Artemio Baldini, che abbiamo avuto il piacere stasera di sentire, che parlerà di social media, intelligenza artificiale e i giovani, un problema del nostro tempo. Tema straordinariamente importante e sarà il 9 aprile, sempre alle ore 17:30. Poi Franco Manti sostituirà Enzo Baldini il 14 maggio. Praticamente ci sarà uno spostamento, va bene? D'accordo? Quindi io vi auguro buona Pasqua, vi abbraccio. Grazie. Ringrazio infinitamente tutti voi per la vostra disponibilità, la bravura e la cortesia. E allora al prossimo appuntamento, va bene? Grazie, auguroni a Grazie, tutti. grazie a tutti. Grazie. Ciao, Buona serata. grazie, ciao. Buona serata a tutti. Grazie, Ciao Chris, grazie, Cristo. grazie a te Ciao, che sei il mago e ciao. Buona serata, l'artefice di tutto grazie. ciò. Ciao a tutti. Ci Ciao, mancherebbe. Alla prossima. carissimo, arrivederci. Grazie, caro, buona Pasqua anche a te.